Buongiorno a tutti, sono Franco Mirito dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma. Io volevo intanto fare complimenti per gli argomenti che sono stati trattati in precedenza e che riguardano gli insetti nelle nostre città. E vorrei dire intanto qualche cosa su questo tema. Il verde di Roma è un verde che è stato per molti anni, io mi permetto di dire, progettato male e realizzato forse ancora peggio. Nelle nostre città si fa sempre riferimento all'albero urbano come se l'albero fosse l'unico elemento del verde urbano degno di una qualche attenzione. Invece il verde è costituito da almeno tre livelli di vegetazione che hanno tutti e tre la stessa importanza, per cui come è importante l'albero, è importante l'arbusto ed è importante il prato che c'è sotto. Stamattina abbiamo sentito parlare dei prati fioriti, e c'è stato un convegno dell'ISPRA in autunno scorso in cui abbiamo parlato di prati fioriti, in cui io ho parlato di un'esperienza che già è presente a Roma, nella scarpata che collega Piazza del Muse a Via della Moschea, in cui è stato fatto un intervento con prato fiorito, sta lì, non è mai stato tagliato, è bellissimo, ha tutti i suoi fiori e soprattutto ha tutti i suoi insetti, ha tutti i suoi, la sua avifauna, e quindi è un primo esempio, è un primo tentativo. Il verde di Roma è stato costruito male perché è stata data troppa importanza a certe specie che hanno scarsissimo interesse per gli insetti, i pini, i lecci e i cipressi. Sembra che a Roma, se non si piantano pini, lecci o cipressi, non si fa verde. Per cui sono andati sparendo i fiori, sono andati sparendo quindi tutti quegli elementi che non fanno altro che attrarre gli insetti, come abbiamo sentito questa mattina. E in più vengono sottoposti a sfalcio continuo i prati, quindi non abbiamo più prati naturali in città, ma spesso d'estate vediamo al posto dei prati delle distese di pozzolana, perché l'erba in assenza di acqua non riesce a crescere, viene continuamente comunque tagliata e i bambini giocano in mezzo alla pozzolana o in mezzo al brecciolino. In più i diserbi che vengono effettuati lungo le strade, che sia l'AMA o che siano gli altri enti gestori delle strade, comunque le strade vengono regolarmente diserbate e lo vediamo dalle strisce gialle, potare gli alberi. I lecci a Roma vengono pelati sul tronco e lasciate le cime crescere su in alto. Alla fine abbiamo degli enormi candelabri che sono completamente fuori equilibrio e che soprattutto soffrono da morire. A Piazza dei 500 si stanno seccando tutti i lecci del Comune di Roma. I tecnici del Comune di Roma ci raccontano che è un parassita, ma nel Museo Nazionale Romano di competenza della Sovrintendenza Archeologica, sempre a Piazza dei 500, ci sono dei lecci coetanei bellissimi che semplicemente non sono stati potati come quelli di Piazza dei 500. Questo potrei fare mille altri esempi: Villa Panfili, Villino dei Valgardi, tanti altri esempi di potature, Viale Mazzini, di potature assolutamente fuori controllo. Giardini dell'Eur. Quindi c'è la necessità, a nostro giudizio, di una rivisitazione dei modi di progettare il verde e nei modi di mantenerlo, perché non è una questione soltanto di bilancio comunale. Guardate, come Ordine dei Dottori Agronomi Forestali, nella nostra proposta di regolamento del verde, che si ripete oramai da 12 anni, abbiamo inserito una serie di voci per quello che riguarda la progettazione e la manutenzione, che non fanno altro che sgravare il Comune di Roma dalle spese, e scaricano queste spese ad esempio sui costruttori.
In Commissione Ambiente del Comune di Roma, 2 anni fa, io al Presidente De Luca, all'epoca era Presidente De Priamo, quindi al Presidente De Priamo, io dissi: sarà un grande giorno a Roma quando un progetto edilizio verrà bocciato perché è carente dal punto di vista paesaggistico. Questo perché? Perché se un costruttore deve edificare migliaia o decine di migliaia di metri cubi e non gli facciamo realizzare come compensazione del verde che sia del verde di primissima qualità, di primissimo livello e soprattutto un verde che abbia bassa manutenzione e basso consumo di risorse, in particolare l'acqua, noi avremo semplicemente fatto il gioco del costruttore e alla cittadinanza non verrà restituito assolutamente nulla. Ma anzi, il Comune di Roma sarà costretto dopo qualche anno a prendere in carico quel verde e a spendere un sacco di soldi per la sua manutenzione. Perché? Perché viene fatto il bradino all'inglese, magari anche con un bel impianto di irrigazione, qualche albero, sempre naturalmente rigorosamente pini, cipressi, lecci e qualche volta cedri, dopodiché cespugli quasi zero, eventualmente qualche siepe, qualche gruppetto qua e là, morale della favola, spese di manutenzione folli, nonché spreco di enormi risorse. Quindi la proposta non può non partire da una rivisitazione dei criteri di progettazione del verde, che siano criteri per i quali è richiesta la massima professionalità e la massima conoscenza delle piante e del materiale vegetale su cui si va a lavorare, nonché dell'ambiente evidentemente in cui si va a intervenire. Grazie. Questo aspetto è importantissimo perché aiuta la biodiversità, no? Perciò manutenzione e progettazione rientrano in quella parola magica che dicevamo, biodiversità.